Buongiorno, da questa posizione traballante, oggi è lunedì 10, lo so, sono talmente fuori di quotidiano ultimamente che ho deciso di caricarvi un weekly vlog, voglio provare a vedere che cosa viene fuori e niente, sono appunto le 6:30 circa, in realtà sono già passate le 6:30, devo muovermi, fare lavoro. Va. Ragazzuoli, buongiorno. Allora, oggi è lunedì 17. La settimana scorsa avevo provato a fare un vlog, un weekly vlog, fail totale. Vabbè, a parte il fatto che qua cade la videocamera. Niente, ci riprovo di nuovo questa settimana, vediamo che cosa viene fuori. Io stamattina appunto sono andata a lavoro. Subito dopo sono andata in zona Corso Buenos Aires e sono andata da Intimissimi a spendere un fottio di soldi. Dopo vi faccio vedere che cosa ho comprato. In realtà mi piacerebbe fare una sorta di video haul. Adesso vediamo quando riesco a tornare a casa che cosa riesco a combinare. Niente, poi sono finita da tennis. Sono finita anche lì compromessa. Sono andata a fare la spesa. Insomma, ho fatto tutte queste cose qua. Quindi niente, adesso torno su a casa, così appoggio anche la spesa, perché sennò mi si scioglie tutto, che fa un caldo della madonna. Vi faccio vedere uno sketch di quello che ho preso. Oh mamma mia, povera me. Tezzeni. Ho trovato un sacco di sconti e ho preso le mutande. E poi il pezzo forte di Tezzenis è questo pantalone qui. Super estivo, super primaverile. Ho intenzione di mettere domani ed è, vedete, bello leggero. Vediamo se riesco a metterlo domani, sempre che non piova, però in realtà volendo potrei azzardare. Ho preso le medicine e Intimissimi. Allora, ho preso questo reggiseno che ho visto praticamente sponsorizzato un po' ovunque, tra la TV, Instagram, c'era anche Paola Turani che faceva vedere, insomma, mi faceva vedere anche indossati. Hanno il cuscinettino, ma è sottilissimo e non hanno il ferretto, vestono da Dio. L'ho preso uguale ma blu scuro, so che non si vede un cavolo, però è blu scuro. Ho preso questo bellissimo pigiama, guardate che bello, scontato al 20%. Costava, pensate, 50 euro, ovviamente meno il 20, un minimo mi ha fatto lo sconto. E la parte sopra è così, è stupenda, mi piace veramente un sacco. Non è seta, ma è viscosa, l'ho voluta prendere lo stesso perché la seta costava tipo 100 euro, cioè bene tutto, non mi sembrava troppo esagerato. E mi piace il modello, guardate che carino, vabbè. Basta, devo dire che per oggi ho speso abbastanza. Buongiorno, cioè ormai buonasera, mamma mia, ho una faccia disagiatissima, sono quasi le 5 del pomeriggio, io sono tornata a casa, cioè un'ora alla fine ci metto a tornare perché di solito a quest'ora c'è sempre traffico, insomma, e niente, stamattina appunto lavoro, solite cose. Ieri alla fine non sono riuscita minimamente a registrare nessun video perché, cioè, mi sono dovuta mettere a sistemare casa, ragazzi, c'era un disastro, qua c'è ancora il moccio. Qua, cioè, non so, non si vede e non ci tengo a farvi vedere, ma cioè, veramente c'è ancora un disastro. Ho dovuto fare tipo 2-3 lavatrici, una roba del genere, e quindi onestamente non mi sono messa a fare video o robe extra, ma perché ero morta, vi giuro. Niente, non ho neanche fatto un pezzo di vlog, mi sa, non me lo ricordo in questo momento, in questo preciso istante, ho un attimo un vuoto, però ho detto, vabbè, dai, almeno un minimo oggi ci sta, faccio un minimo di video, ecco. Allora, cosa faccio di solito io quando torno a casa? In realtà, di solito, mi aggiorno un pochettino l'agenda, quando ho il tempo. Alla fine io glielo l'ho fatto ieri sera, ma sul tardi, e tendenzialmente pulisco casa se non l'ho pulita. Cioè, ultimamente queste stanno diventando un po' le mie attività di routine. Oggi il lavoro è andata bene, in realtà ho finito anche abbastanza presto rispetto allo standard. L'unica cosa è che appunto, cioè, ogni tanto ti fermi a parlare con le colleghe, eccetera, 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 e ti perdi. Buongiorno, 19.
eccomi qua. Allora, oggi è mercoledì, io adesso vado a lavoro e poi finalmente vado a fare di nuovo il ritocco delle ciglia. Allora, la dieta. Io la mattina senza l'aria muoio, non posso non metterla. Io ho già le pieghe in viso. Ragazze, allora devo passare da casa ad appoggiare un po' di roba, tipo questo, la t-shirt, tutte queste robe qua. E niente, ho finito di lavorare, adesso vado a rifare le ciglia. Mi è arrivato un pacco anche qua, come potete notare, ma ve lo faccio vedere quando torno a casa. Mi sono docciata. Allora, alla fine con uno sconto di Giorgia Mitch, per chi la conosce insomma su YouTube, mi sono presa questi prodotti qua. Vanilla Elixir, tra l'altro un scontone del 60%, shampoo di questo marchio Pomelo che vedevo sempre insomma online, e pure il balsamo mi sono presa. Questi, allora, se li odorate così direttamente dite oh mio Dio cos'è questo odore di cicca, però in realtà una volta poi messo su è super delicato proprio come profumo. Questo qui è un siero che io ho messo dopo, mamma mia, anche questo a sentirlo dalla boccetta è un po' sni, però una volta applicato, cioè, veramente super. Farvi vedere anche le ciglia, non so se cosa si veda, ma vabbè. Insomma, questo è l'effetto una volta aver fatto il ritocco. Cenetta cucinata dal mio amore. Lì, siamo. Madonna, ragazzi, mamma mia. Metti la bungala. La bungala, e qua. Ragazzuoli, buongiorno, sono le 6.33, io vado a lavoro e niente, mi sa che stamattina non mi sono neanche ricordata di mettere la crema. Comunque ho perso un po' di ciglia in questi due giorni, sapete, a me sembra quasi che ne abbia più di qua che di qua, però forse è solo una mia impressione, vabbè. Io sono qui dai miei e niente, stavo montando praticamente il video, mi sono resa conto che non ho fatto una conclusione durante questo weekend, mi dispiace tantissimo, mamma mia, vabbè, e insomma in realtà anche questa settimana volevo fare il vlog, il weekly vlog, però vediamo un attimino che cosa viene fuori, però per ora sono riuscita insomma a fare il video la settimana scorsa, una sorta di weekly la settimana scorsa, ecco. E niente, vi volevo solamente dire che insomma volevo parlare un pochettino delle extension alle ciglia che ho fatto. Contate che io ho fatto il ritocco il 19, oggi è il 25 di maggio, allora sono 2 mesi praticamente che io le sto facendo, le ho fatte a fine aprile e ho fatto il ritocco a fine appunto più o meno verso la fine di maggio, diciamo così. È tutta un'altra storia, cioè ho sempre visto quelle ragazze con appunto queste super ciglia che secondo me erano un po' anche troppo esagerate per i miei gusti. Però devo essere sincera, io ho trovato un posto qua a Milano che si chiama Estetica Bellezza, loro non mi hanno chiesto nessuna pubblicità assolutamente, anche perché io vado lì e pago. Mi sono resa conto che anche a lavoro tanti miei pazienti mi chiedono ma dove hai fatto le ciglia, ma che belle ciglia, cioè me l'hanno detto in parecchie. E quindi onestamente mi sento di consigliarvelo, anche perché contate che io sono sempre, cioè sempre no, però per la maggior parte del tempo e delle ore sono comunque bardato, comunque tengo sempre la mascherina, quindi l'unica parte del viso che mi si vede è principalmente questa. Alla fine da quando praticamente ho fatto queste extension ho fatto le one to one, se voi chiedete o guardate a vedere su internet appunto ci sono vari step, ovvero le one to one che è praticamente uno strato solamente di ciglia aggiuntiva, e poi ci sono l'effetto 2D e l'effetto 3D, tipo una cosa del genere. L'effetto one to one io l'ho pagato 60 euro, e la prima volta che me le ha messe, cioè ho detto oh mio Dio, cioè me le ha messe troppe, non lo so, però io comunque con il tempo le ho perse. E finché poi dopo si sono assestate, perché soprattutto le prime
I primi 2 giorni, le prime 48 ore, appunto l'estetista mi consigliava di non andare a toccare o bagnare le ciglia per far sì che si fissassero al meglio con la colla. Però ovviamente poi con il tempo un po' si perdono, ma comunque l'effetto, cioè, è naturale, no? Su di me mi piace, è naturale, è ovvio che chi non mi vede da tanto tempo mi vede con queste ciglia, però in realtà ho visto appunto alcune mie amiche e mi hanno detto wow, cioè nel senso si vede che c'hai qualcosa. Però, cioè, non è esagerato come quando vedevo quelle ragazze che sembrava che ci avessero i pavonini negli occhi, no? Niente, appunto, l'applicazione dura più o meno 2 ore e passa, soprattutto se è la prima volta che le mettete a me, continuavano a lacrimare gli occhi. Dà un po' fastidio, perché vi mentirei se non vi dicessi che la prima volta mi ha dato particolarmente fastidio. Al ritocco in realtà molto, ma molto meno, quindi sono contenta. Soprattutto perché dura anche meno, perché comunque voi andate a fare un ritocco su un lavoro che già comunque c'è. E durano. Io l'unica cosa che faccio, l'unico accorgimento che mi ha dato è di pettinarle con il pettinino apposito che lei mi ha dato. In realtà ogni volta che vado lì da lei me ne dà uno. E ovviamente che quando appunto mi strucco di non andare a sfregare gli occhi, di non andare troppo appunto ad irritare né a toccarli né a mettere il mascara. Però per il resto mi trucco tranquillamente, cioè nel senso che metto il l'ombretto mi metto l'eyeliner quando me lo metto in realtà, però adesso per lavoro non mi metto proprio più niente, cioè io vado così, è come se alla fine io fossi perennemente truccata, come se avessi perennemente il mascara e mi piace tantissimo questo effetto. Quindi super 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 consigliata e mini recensione appunto dell'extension alle ciglia super positiva. Basta, con questo ci vediamo la prossima settimana.